You may enter when ready. Energia. Ciao a tutti amici del canale e soprattutto ingegneri della federazione che mi seguite in questa build up. Oggi ripartiamo con il nuovo invio della Enterprise D, vista in Star Trek The Next Generation e nella più recente Star Trek Picard, capitanata appunto dal leggendario capitano Jean-Luc Picard. Questa collezione, come sapete, era edita da Eagle Moss, poi dopo il suo fallimento è stata fortunatamente resuscitata da parte di Fanum, società del gruppo dei Agostini, e ci hanno permesso di portarla quindi verso il suo compimento. Purtroppo non è stato scelto di fare un investimento sulla clientela italiana, quindi noi italiani ci siamo dovuti appoggiare sulla controparte Fanum di casa tedesca, quindi ci facciamo venire direttamente i pacchi dalla Germania, sostenendo dei costi leggermente superiori a quanto sperato per un'eventuale edizione italiana, ma comunque almeno riusciremo a portare a compimento il modello. Allora andiamo subito a vedere cosa contiene questo pacco. Ecco qua, allora troviamo le solite parti da montare. Abbiamo la fase 94, 93, 92 e 91, quindi 91, 92, 93 e 94. Queste sono le fasi che monteremo quest'oggi. Come vedete abbiamo ancora una parte della sezione Star Drive, altre parti, diciamo, delle varie parti dello scafo della sezione a disco che la stiamo andando a completare in pratica. Allora vediamo adesso, come sempre, cosa contiene il fascicolo. Allora, fascicolo 24, che come sapete per quest'opera prevede più fasi di montaggio, a differenza delle solite build up dove ogni fascicolo è relativo a una singola fase, qui invece ne contiene come sempre 4. Allora andiamo a vedere, c'è una bella immagine di copertina del modello. Queste sono le parti che troviamo appunto allegate ai vari stage. Per quanto riguarda il 91, cominciamo con l'assemblaggio del solito pannelletto triangolare. E non sarà quindi una cosa molto lunga, come potete vedere. Per il 92, anche in questo caso, abbiamo a che fare con un pannelletto della sezione a disco, un LED da cablare, anzi più LED da cablare, poi l'assemblaggio finale sopra la sezione a disco stessa. Per quanto riguarda invece il 93, andiamo a completare la messa in posizione di uno di quei pannelletti riflettenti che vengono dati con questa uscita qui sopra questa parte della sezione inferiore della Star Drive, e poi posizioniamo anche un pannellino della sezione a disco. Poi la stage 94, che è l'ultimo di questo invio, abbiamo a che fare ancora una volta con un pannelletto della sezione a disco. Metteremo in posizione l'ultima luce di posizione della sezione a disco stessa e monteremo l'altro pannellino riflettente della parte inferiore della sezione Star Drive. Poi come sempre abbiamo un focus su alcuni episodi con delle curiosità relative anche ai dispositivi visti nella serie. Questa puntata è interessante anche per chi troviamo, oltre al caro Wesley, molto amato come sempre dai fans della serie, delle varie serie Star Trek, troviamo una faccia conosciuta, anche se qui fa un ruolo diverso. È inutile che ve lo spieghi, tanto tutti voi lo sapete benissimo, stiamo parlando del cadetto Locarno, che in realtà poi abbiamo visto in Voyager come Tom Paris, quindi c'è stato un cambio di identità con sullo stesso attore. Oh, qui una bellissima immagine di Loxana Troi, no? La madre del consigliere Troi, con il suo Mr. Home fedele servitore. Puntate sempre molto divertenti quelle con Loxana. Qui un'altra puntata dedicata a Picard.
e così via. Bene ragazzi, allora come sempre non voglio perdere ulteriore tempo nella disura del fascicolo per concentrarci maggiormente sulla parte dedicata al montaggio, ma prima di farlo come sempre voglio ricordarvi di iscrivervi al canale, fatelo attivando anche la campanella, in questo modo oltre a supportare gratuitamente il canale sarete anche in grado appunto di darmi una mano per portarlo più avanti, quindi renderlo diciamo capace di farvi godere di nuove collezioni in futuro. Voglio ricordarvi in particolare che questa build up è realizzata in collaborazione con Extratrek. Extratrek è un sito web ma è anche un canale YouTube, è dedicato interamente al panorama della fantascienza internazionale ma è focalizzato soprattutto ovviamente su Star Trek, come potrebbe ben capire dal nome, pur ovviamente andando ad esplorare quegli strani nuovi mondi che riguardano la fantascienza anche di altri generi. Ci sono varie rubriche che spaziano oltre che dal campo cinematografico e televisivo anche nell'ambito scientifico vero e proprio, grazie al componente della redazione che se ne occupa, ovvero Marco Demius, che è anche un suo canale YouTube a cui vi invito a iscrivervi. C'è Gianluca Vicinanza, che è il nostro redattore per eccellenza, in grado di trovare, grazie al suo lavoro vero e proprio da giornalista, le news più importanti relative a tutti i vari easter eggs e notizie in generale relative a Star Trek e anche alla fantascienza, ovviamente più in generale. E poi collaboro anche io con una piccola rubrica dedicata al mondo del collezionismo e del modellismo, dedicato appunto alla fantascienza in ambito un pochino più vasto, andando a spaziare sia dall'ambito cinematografico che a quello televisivo che addirittura a quello dell'animazione. Quindi veramente troverete di tutto, tutti argomenti che sapranno diciamo riempire i vostri gusti in maniera completa. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale di Extratrek, iscrivetevi all'Andrew Riker Channel e visitate il sito di Extratrek, dove troverete una miriade di informazioni sempre molto interessanti. Ciao a tutta la redazione ed ora concentriamoci direttamente sulle fasi di montaggio. Attivare! Bene ragazzi, stage o fase 91, cominciamo assemblando il pezzo della sezione a disco, il pezzo triangolare. Ci andiamo ad inserire le scialuppette che rimuoviamo dalla loro sprue. Questa fase ormai è straripetuta. Li orientiamo sempre considerando la tacchetta rossa messa verso il basso, quindi in questo modo. Ora applichiamo sopra i pannellini di chiusura, che sono questi qua. Come vedete hanno delle letterine stampate sopra. Qui c'è una L ed anche qua. Quello più grande ovviamente coprirà questa parte diciamo sopra, chiamiamola così, poi sopra e sotto qui è un po' difficile veramente da stabilire ragazzi, diciamo che comunque la parte più larga è quella che va verso il perimetro della sezione a disco, quindi possiamo considerarla come un sopra volendo. In questo caso orienteremo il pezzo in questo modo, lo andiamo a posizionare sopra così. Stessa cosa faremo con quest'altro pezzo, con questa parte tagliata in diagonale che metteremo qui in basso. Ovviamente adesso mi si sono spostati ma li riposizioneremo subito. Ecco qua, li bloccheremo in posizione con le viti AM.
verifichiamo sempre l'orientamento che sia corretto. Ora ci andiamo a mettere le finestrelle, entreranno solo in un modo perché sono due spostate da un lato e tre dall'altro lato, quindi metterle al contrario è impossibile. Ok, le posizioniamo così, risulteranno in questo modo e ci andiamo a mettere sopra il loro pannellino riflettente. Chiaramente qui dovrò agganciare un pochino su questo dentino presente qua, anche se non sarà un vero e proprio aggancio, ma comunque gli farà un po' da freno. Poi prenderemo un'altra vite a M e la useremo per bloccare il pannello in posizione. Ecco qua. Ora andremo ad applicare il banco phaser, questo qui, lo faremo semplicemente inserendolo sopra gli appositi fori, in questo modo, e poi lo bloccheremo inserendo due viti di tipo DP qui sotto. Come sempre ragazzi vi ricordo che operiamo con viti di misure molto piccole, molto delicate, quindi non forzate troppo con il cacciavite quando andate a, diciamo, posizionarle, specialmente quando operate sulla plastica, perché altrimenti potreste spanare la plastica, mentre quando operiamo sul metallo, se forzate troppo senza aver usato un lubrificante, potreste andare a far spezzare le viti. Quindi attenzione, mi raccomando, usare sempre molta cautela. Nonostante io ripeta sempre questo consiglio, mi capita spesso sui vari gruppi Facebook di vedere ancora persone che si lamentano della vite spezzata e che poi, incalzati dalle domande degli altri utenti, esce fuori che non avevano usato nessun lubrificante. Ragazzi, io non è che voglio dire che dovete per forza guardare me nei video, però insomma la voce di quello che avevo detto sul gruppo era girata, quindi evidentemente ci sono persone che si iscrivono ai gruppi ma poi nemmeno li seguono se poi commettono degli errori che non sono stati già evidenziati fin dagli inizi. Quindi mi raccomando ragazzi, prima di fare qualche cosa andate sempre a consultare bene i vari post pubblicati dagli altri, perché sebbene ci sia molto materiale che non serve, spesso però c'è anche del materiale molto utile da visionare. Quindi mi raccomando, per evitare problemi e danni, fatelo, consultate sia il gruppo e poi, se volete, anche il mio canale. Bene ragazzi, con questo concludiamo la fase 91, passiamo alla fase 92. Attivare! Fase 92. Allora, anche in questo caso andremo per prima cosa ad assemblare un pannellino con le finestrelle. In questo caso parliamo di questo. Ok, quindi ci posizioniamo in modo comodo. Andiamo a togliere tutte le varie finestrelle dalle sprue, sia quelle trasparenti che quelle nere, e procediamo, come già abbiamo visto decine di volte, all'assemblaggio delle stesse sopra il pannello. Poi verrà coperto ovviamente con i pannellini riflettenti e così via. Ecco qua, una volta piazzate le finestrelle, abbiamo messo il nastro isolante per isolare meglio quelle nere. Adesso andiamo a montarci sopra i pannellini riflettenti, seguendo lo schema indicato. Quindi il 09A andrà da questa parte, mentre il 09A1 andrà da quest'altra parte. Ci metteremo due viti AP solo nella parte superiore in maniera tale da tenere momentaneamente fermi i pannelli. Chiaramente, dovendo ancora infilare i LED, non stringeremo troppo, accosteremo la vite solo quel tanto che basta per tenere fermo il pannello.
qua, verifichiamo sempre che non ci siano problemi sulle finestrelle. Ecco, qui vedete una trasparente si è mossa, quindi dovrò momentaneamente, anzi due, quindi dovrò riaprire un attimo e riposizionarle. Ci vediamo appena ho fatto. Ecco qua. Chiaramente finché non metteremo le altre viti potrebbero rispostarsi, quindi prestiamo attenzione. Allora, una volta posizionate le due viti qui per tenere i pannellini, andremo a posizionare i cavi LED. Allora, cominceremo con quello più lungo, ovvero il 92i o L, non si capisce bene, comunque vabbè, è quello più lungo, e lo andremo a mettere su questa PCB più vicina a noi. In particolare lo inseriremo sul secondo slot libero, che è questo qua, non so se si riesce a vedere, ma comunque è il secondo, diciamo, che troviamo, perché sul primo di questa fila troviamo già un connettore inserito. Ecco qua. Andiamo a mettere anche l'altro, visto che ci siamo, che andrà posizionato sulla seconda fila, sempre sul secondo connettore libero. Ecco qua. Adesso li testiamo momentaneamente per controllare che l'inserimento sia corretto. Eccoli. E poi procederemo a farli passare attraverso la struttura in maniera da posizionarli dove andranno usati nel rispettivo pannello. Cominciamo con quello lungo, passiamo sempre qua in mezzo. Passiamo anche qua sotto. Poi andremo in orizzontale verso destra. Passeremo la metà dello scafo della sezione a disco, metteremo quello bianco e giallo subito da questa parte, mentre l'altro ci viene indicato di passarlo oltre, quindi da questa parte qua. Poi lo aggiusteremo più avanti se c'è bisogno, mentre il cavetto più corto seguirà il medesimo passaggio, diciamo, iniziale, quindi andrà sempre passato qui. E uscirà qua sopra. Adesso poi vedremo come andranno assemblati sul proprio pannellino. Ora prenderemo le estremità dei LED del cavo 92i, andiamo a posizionare i relativi LED in posizione. Ecco qua, andiamo a ricontrollare le finestre, sembrano ok. A questo punto andiamo a riposizionarlo. A questo punto prendiamo le viti AP e, diciamo, finiamo di serrare il pannellino. Una volta inseriti questi due LED, andremo a prelevare il cavo 78G che era già posizionato in precedenza da questa parte, questo qui, e uno dei due cavi che abbiamo passato ora del 92H, quindi quello colorato nero e giallo, e li andremo a posizionare in questa parte qua in maniera da illuminare la parte di pannello che verrà coperta dal pannellino triangolare che avevamo preparato in precedenza.
e ora non ci resta che posizionare il pannello qui sullo scafo. Cerchiamo di far accostare al meglio che sia possibile i pannelli tra loro, anche se purtroppo questo modello ha delle imperfezioni tali che l'operazione non sempre riesce nel modo migliore. Ora saliamo tre viti FM per mantenerlo in posizione. Purtroppo gli spazi tra i pannelli sono molto evidenti, ma questo è un problema proprio dovuto al farm forming delle parti, cioè come sono stati fabbricati proprio nella casa produttrice, quindi c'è poco da fare. Chiaramente il pannello è già tutto spinto dal massimo che si può verso questa direzione, quindi non c'è molto altro che si possa fare purtroppo per migliorare la questione. Ora andremo a montare uno dei pannelli riflettenti sopra a questa parte della sezione Star Drive. Ora prendiamo la parte del pannello dello scafo della sezione Star Drive, lo giriamo in questo modo, con questa parte a semicerchio rivolta verso di noi. Andremo ad applicare la scialuppetta di salvataggio nel modo che ci viene indicato, ovvero ci dicono di mettere la lineetta rossa, questa qui, più lontana possibile dal centro. Quindi io lo interpreto come se la linea rossa deve stare verso l'esterno dello scafo, ok? Quindi la giriamo in questo modo, la andiamo ad applicare. Ecco qua. Nelle istruzioni dicono di mettere prima le finestrelle, ma io preferisco mettere prima questa perché ho visto che con il pannellino delle finestre già inserito, questa faceva un po' di fatica nell'entrare. Allora, secondo me, è meglio procedere in questo modo. Poi prendiamo il pannellino appunto con le finestrelle, questo qui, lo andiamo a posizionare sopra ed ecco qua, ci troveremo in questa situazione. Poi chiaramente andrà messo diciamo in sicurezza, in modo da non farlo più muovere nel prossimo stage in cui inseriremo il pannellino riflettente, ok? Quindi passiamo allo stage 93, attivare! Allora ragazzi, stage 93, riprendiamo la parte del pannello dello scafo della sezione Star Drive, prendiamo il pannellino 93F, che è quello riflettente che ci è stato fornito con questa fase, lo andremo ad applicare in questo modo, copertura chiaramente delle finestrelle, ma non prima di averci inserito anche i propri led che verranno inseriti in una maniera un po' particolare, perché ci sono stati forniti due cavi da due led ciascuno e ci viene indicato di mettere il cavo, i due cavi dello stesso colore dei due differenti cavi, quindi andranno usati in contemporanea entrambi i cavi, però prendendo in considerazione solo questi gialli al momento, e andranno messi in posizione qui sul pannello, quindi qui e qui. Stessa cosa poi andrà fatto con i cavi di colore scuro che andranno posizionati sull'altro pannello riflettente. Allora posizioniamolo come prima cosa, prendiamo uno dei cavi gialli, non importa con quale cominciamo, tanto sono identici, e lo andiamo a mettere qui dentro. In questo caso consiglierei uno schema a croce per avvitare in maniera tale da far spianare un pochino meglio questo pannellino, perché rimane un pochino come se fosse sollevato, ma in realtà ho controllato, le finestre sono entrate bene, quindi è proprio come è fatto il pannello che evidentemente non ha quella solita sorta di incastro, o almeno quella sensazione di incastro che ci davano in precedenza.
Ecco qua, vi consiglio di non stringerle troppo, di prestare molta attenzione mentre stringete queste viti su questo pannello, perché se si spanano non credo ci sia nient'altro che terrà fermo il pannello in posizione. Non so se lo scheletrato del telaio sarà in grado di farlo, vista la curvatura, quindi attenzione, verificate che le finestre spianino correttamente, anche se io noto delle leggere difformità, ma probabilmente è il pannellino un pochino deformato, perché comunque l'inserimento c'è e quindi non c'è purtroppo modo di poter migliorare la cosa, anche perché ripeto, qui le viti sono molto il punto di aggancio delle viti è molto delicato, quindi dobbiamo evitare a tutti i costi di rovinarlo. Ora passiamo a riempire invece con le escape pod, quindi con le scialuppette, questo pannellino metallico. Il sistema è quello solito che ben conosciamo. Ci andremo ad applicare sopra ovviamente il pannellino oscurante. E le terrà ferme in posizione, oltre chiaramente a impedire, si spera, alla luce di trafilare attraverso la struttura. Verifichiamo sempre l'orientamento, metteremo un po' di nastro isolante giusto in questo punto per essere sicuri di oscurarle un po' meglio e poi procederemo ad installare il perimetro esterno, questo qui. Una cosa a cui ho fatto caso solo ora, ma non mi ricordo se c'era negli altri pannelli o meno, è che ci sono dei dischetti qui, vedete? Che corrispondono proprio all'orientamento dei fori, vedete? In questo modo, anche perché se noi proviamo a metterla con i fori orientati nel modo diverso non collimano, non c'è quel disegno sotto, vedete? Quindi questo potrebbe essere un aiuto introdotto adesso dalle nuove stampe, perché questi sono i primi pezzi credo che arrivano dalla nuova produzione, no? Perlomeno così mi sembra, anche perché sono cambiati i cartellini che hanno una grafica diversa rispetto a prima, quindi suppongo che questi pezzi siano quelli stampati nuovi in questa occasione per il completamento. Questo poi andrà chiaramente posizionato sullo scafo in questo modo, quella parte più lunga che esce fuori sarà da questa parte, e poi qui una volta messa la vite chiaramente ci andrà quella scialuppetta speciale con i due perni che andrà a chiusura. Ora andiamo prima a metterla, a fissare in posizione sia il pannello oscurante con le viti AM sia questo esterno con quelle IM, e poi passiamo al montaggio sullo scafo. Anche in questo caso un piccolo pezzo di nastro qua e qua per evitare fuoriuscite di luce indesiderata. Ora procederemo a montarlo sullo scafo, quindi riprendiamo la sezione a disco e lo piazziamo sopra. Allora, come sempre andiamo a posizionare il pezzo in maniera che agganci anche la parte superiore, quindi quella che troviamo sotto dello scafo, i vari pannelli. Una cosa che dobbiamo verificare ogni volta, poi andiamo a fare slittare tutto verso il lato in maniera da chiudere lo spazio, andremo a verificare sotto che il pannello sia aggrappato correttamente, quindi alzeremo, andremo a visionare questo profilo, come vedete qui è inserito. A questo punto possiamo procedere a mettere le viti per tenerlo fermo in posizione. Chiaramente cercheremo di essere sicuri che sia andato completamente di lato, purtroppo ci sono sempre degli spazi, ma ripeto, il problema
ormai dipende proprio dai pezzi, non è colpa del modellista, purtroppo dipende un po' dalla fortuna di come ci arrivano i pezzi che ci vengono assegnati con le spedizioni. C'è chi sono arrivati dei pezzi fatti meglio, a chi dei pezzi fatti peggio, quindi per quanto uno possa cercare di aggiustare un po' il tiro, però più di tanto non si riesce a fare, ragazzi, anche per evitare di rovinare il tutto e magari essere costretti a rismontare mezza nave per poter posizionare nuovamente eventuali pezzi di ricambio. Mettiamo le due viti di tipo FM e il pannello sarà posizionato. Quando siete sicuri che il tutto è fatto correttamente, potete procedere ad inserire la sciluppetta, non prima, altrimenti per toglierla poi è un grosso problema. Eccola qua. Bene ragazzi, adesso possiamo passare direttamente allo stage 94, che è l'ultimo di questo invio. Attivare. Stage 94. Allora, cominciamo con l'assemblare le capsule di salvataggio sopra il pannelletto. Ormai, come abbiamo detto più volte, questa collezione è molto ripetitiva, perché questa costruzione continua di questi pannelli in questo modo dopo un po' annoia anche, no? Perché è veramente molto molto ripetitiva, non offre spunti nuovi e quindi diciamo non è molto gradita. Sarebbero stato molto, come abbiamo detto più volte, molto più bello se avessero fatto dei pannelletti già prefabbricati, dove bisognava solo inserire gruppi di scialuppe, in questo caso, no? Già preparati, come è stato fatto per le finestre, no? Di questa parte dello scafo. Avremmo risolto le fasi di montaggio molto più velocemente e con meno imprecazioni. Allora, una volta messe le varie finestrelle, rimettiamo il pannellino che le terrà in posizione. Anche questa volta useremo due viti AM. Ora inseriamo nuovamente il pannello del perimetro esterno, anche in questo caso seguiremo lo schema dei disegni. Quindi risulterà così e useremo le viti M per bloccarlo. Ricordo nuovamente di avvitare sempre lentamente su alcune parti, come questa per esempio, perché avvitare velocemente potrebbe far mangiare troppo velocemente il materiale mentre fate la filettatura della vite e quindi poi spanare il tutto. E siccome questo è un pezzo che dovrà avere molta forza, perché dovrà tenere insieme anche i pannelli superiori dello scafo, è opportuno che abbia la massima presa, quindi una vite un po' spanata sicuramente non aiuterebbe nella tenuta dei vari pannelli, soprattutto quelli dello scafo superiore, che tenderebbero quindi a sollevarsi. Controlliamo sempre che il pannello non balli e poi mettiamo come sempre un po' di nastro qua ai lati. Ora lo andremo a posizionare sopra la sezione a disco. Allora, qui ci viene detto di togliere la vite presente in questo punto, che è una vite tipo AM,
e sostituirla con una di tipo JM. Questa sostituzione non viene consigliata perché questa che ci è stata data adesso è una vite con la testa molto piatta, quindi evidentemente quella vecchia che abbiamo tolto creava molto spessore, quindi è stato detto di toglierla. Non mi ricordo se nell'altra fase è stata fatta una cosa del genere, sinceramente. Boh, vabbè. Tra l'altro a me non sembra nemmeno che aggrappi molto bene, comunque facciamo come ci viene indicato. Ora andiamo a posizionare il pezzo, facendo attenzione a non coprire il cavo, quello della luce di navigazione, quindi mettiamolo di lato. Posizioniamo sempre aggrappando, come sempre, anche i pannelli superiori. Una volta posizionato correttamente, o almeno facciamo il possibile per farlo, lo blocchiamo in posizione con due viti FM. Ora andremo ad inserire in posizione il contenitore della luce di navigazione che andrà inserito in questo punto. Ci andiamo ad inserire prima dentro il LED. Vedrete che però una punta di colla qui ci va per evitare che possa in seguito magari staccarsi. Andiamo ad inserire in questo modo, attendiamo qualche minuto per farlo incollare e poi proseguiremo nell'inserimento. Ora procediamo ad inserire l'alloggiamento appunto della luce di navigazione nei suoi rispettivi fori. Andiamo a verificare un attimo il funzionamento. La scialuppetta a copertura qui, controlliamo che la vite sia serrata correttamente e poi l'applichiamo. Ora, a conclusione di questo stage, di questo avvio, posizioniamo in maniera provvisoria le finestrelle che poi andremo ad assicurare in maniera definitiva con il prossimo invio. Ecco qua. Controlliamo come sempre che spianino abbastanza bene, anche se poi, ripeto, vedo che queste finestre in questa parte dello scafo non è che spianino proprio a misura, diciamo a filo dello scafo, rimangono un pochino più dentro. Seppure il pannello sia messo correttamente, ma ripeto, questo modello è pieno di difetti di questo tipo che purtroppo ci dobbiamo tenere. Bene ragazzi, e con questo abbiamo terminato anche il montaggio relativo allo stage 94. Passiamo direttamente ai saluti. Bene ragazzi, questa Enterprise D della ex Eagle Moss e adesso Phanom di Agostini procede, ormai siamo nelle fasi quasi conclusive, diciamo, stiamo allo stage appunto 94, quindi siamo relativamente avanti, no? Ormai mancano pochissime fasi per completarla. Il modello, come abbiamo detto più volte, presenta molte imperfezioni, è comunque alla fine abbastanza spettacolare da vedere, quindi a questo punto io direi che non vedo l'ora comunque di vederlo completato, perché così almeno potremmo ammirare nella sua interezza la spettacolarità di avere un Enterprise D così grande, e sono sicuro che poi con il tempo ci faremo anche piacere i suoi difetti, perché comunque è un modello che purtroppo li ha, è inutile girarci intorno, eh. Però comunque è al momento l'unico modello di Enterprise
diciamo paragonabile a un modello da studio, quindi sicuramente è un bel pezzo da collezione da avere per un fan di Star Trek, perlomeno come lo sono io, come lo sono tutti gli amici della redazione di Extra Trek, che saluto. Vi ricordo sempre di visitare il sito web di Extra Trek e il canale YouTube. Veniteci a trovare durante le nostre live, dove parliamo di squisiamo dei vari episodi che vengono trasmessi, delle varie serie Trek che sono on air. Parliamo anche di scienza in queste live, parliamo di modellismo appunto con i miei interventi, parliamo di diverse cose e mettiamo anche parecchio humor mentre lo facciamo, quindi sono belle serate da passare insieme in compagnia di amici che hanno tutti la stessa passione, quindi mi raccomando, veniteci a trovare. Per quanto riguarda il montaggio di questa Enterprise, vi do appuntamento al prossimo invio, che è già in preparazione, e poi ovviamente c'è quella new entry spettacolare dell'Arcadia di Capitan Harlock, che al momento credo di essere l'unico a portare qui in Italia sul canale YouTube, perché gli unici altri video che ho visto sono relativi a canali stranieri. Quindi questa posso dire sicuramente che l'Arcadia è una web exclusive del canale Andrew Riker, ok? Quindi seguitemi numerosi e mi raccomando iscrivetevi al canale perché è molto importante, ok? Bene ragazzi, un saluto a tutti, un saluto agli amici trecchiani, un saluto agli amici di Extra Trek e ci vediamo al prossimo video. Lunga vita e prosperità!